Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Qualche sera fa, in preda ad attacchi di insonnia, mi sono chiesto tra me e me: ma sarà proprio vero che il prossimo gioco sarà Pokémon Stars? Voglio dire, a che pro farlo uscire adesso, con l'imminente arrivo dell'ottava generazione su Switch? Ecco allora che ho iniziato a pensare ai remake di Diamante e Perla e ad una buona motivazione per la quale essi potrebbero uscire prima di Pokémon Stars. Ora, è praticamente ovvio che il prossimo gioco Pokémon uscirà per Nintendo 3DS, in quanto cambiare console significherebbe cambiare generazione. In questo momento siamo nella settima ed abbiamo per ora un unico titolo che ne fa parte, ossia Pokémon Sole e Pokémon Luna. Game Freak deve puntare a concludere questo ciclo del 3DS con un nuovo titolo, e Pokémon Stars da solo non basterebbe. Non basterebbe perché difficilmente aggiungerebbe qualcosa di così nuovo alla regione di Alola, che è già piena di Pokémon e features. Inoltre, una generazione composta da soli 3 titoli non viene alla luce da, pensate un po', Pokémon Oro e Argento. Insomma, sembra strano che il ciclo leggendario delle console targate DS possa concludersi con un titolo mediocre. Pensateci, avete speso 50 euro per Pokémon Sole o Pokémon Luna 6 mesi fa. Voi ne spendereste altri per rigiocare alla stessa generazione? No, o almeno non così presto. Per permettere a Stars di sfondare c'è bisogno di tempo, e Game Freak di tempo non ne ha molto, dovendo passare alla nuova console. Si potrebbe pensare anche ad una manovra simile a quella di Nero 2 e Bianco 2, ma come già detto, la regione di Alola sembra un po' stretta per accogliere innovazioni così grandi da rendere questi due ipotetici giochi dei giochi diversi e quindi di potenziale successo. E allora, perché non puntare sui remake? Riflettiamoci, un potenziale remake di quarta generazione potrebbe attirare molti nostalgici di Pokémon Diamante e Perla e potrebbe riavvicinarli al brand, seguendo la linea di fanservice già attuata con gli altri remake. Inoltre sarebbe un remake di una coppia di titoli già giocabili su Nintendo 3DS, un fattore da non sottovalutare e, sotto questo punto di vista, molto ma molto più recenti di Rubino e Zaffiro. Non escludo assolutamente che un giocatore che ha giocato a Diamante e Perla abbia continuato a seguire il brand e forse abbia comprato anche un 3DS, abbandonato poi in una soffitta o nello scantinato a causa della delusione dei giochi successivi. Se questo nostro stereotipo di nostalgico sapesse dei remake dei suoi giochi preferiti su 3DS, avendone già uno, difficilmente non si farebbe tentare. Le vendite dei giochi secondo me sarebbero altissime, molto più di quelle di Horas, e se dovesse apprezzare davvero i giochi, allora, non avendo speso soldi per il 3DS, potrebbe pensare di acquistare Switch e il primo gioco di ottava generazione, aumentando così esponenzialmente ogni tipo di introito che Nintendo e Game Freak riceveranno. Se uniamo tutte le mie osservazioni con gli indizi presenti in Pokémon Sole e Pokémon Luna che conducono nella regione di Sinnoh, forse potremmo non essere poi così distanti dalla scelta tra Chimchar, Piplup e Turtwig. E voi ragazzi cosa ne pensate? Le osservazioni che ho fatto possono essere corrette, oppure ritenete che io non abbia valutato qualche fattore o che semplicemente abbia dato troppa o poca importanza a qualcosa? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. In ogni caso, esistono anche dei motivi che sosterrebbero un terzo titolo ambientato da Alola, e se volete un video come questo dedicato a Pokémon Stars, proviamo a raggiungere 300 mi piace per vederlo il prima possibile. Io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace qua sotto, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, passate dai social, in particolare da Telegram, che stiamo per raggiungere 200 membri sul gruppo, ci terrei davvero a raggiungere questa cifra, e premete la campanella per rimanere sempre aggiornati invece sui feed che usciranno sul canale. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.